Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. E ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io, per correttezza, premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Titolo del video di oggi è La sensazione di camminare sulle uova. Ovviamente questa è una metafora ed è una sensazione molto diffusa quando si ha a che fare con i narcisisti patologici. Ti voglio leggere cosa dice l'enciclopedia in merito a questa frase, che cosa significa in buona sostanza le parole camminare sulle uova. Il camminare sulle uova significa essere in una situazione difficile o delicata, in cui qualsiasi azione rischia di provocare un danno. In senso lato, agire con prudenza e circospezione, come producendo in modo cauto e goffo su uno strato di uova per evitare di romperle. Questa è una cosa che deve essere chiara. Nelle relazioni con i narcisisti patologici, la vittima è portata ad avere una sensazione tipica di rischio continuo. Soprattutto con i narcisisti covert, quelli coperti, che sono bravissimi a instillarti il senso di colpa, la persona che ha a che fare con questi abusanti sente sempre di sbagliare. Secondo un narcisista patologico, tu non capisci un cazzo, non vali nulla, sei sempre in errore, dovresti migliorare e anche se migliori potresti fare di più. Insomma, piove e nevichi, tu non vai mai bene. Camminare sulle uova significa agire con prudenza e circospezione. Però io aggiungo una cosa, anche qualora tu sia così attenta o circospetta, non andrai mai bene. Il narcisista patologico vuole che tu abbia questa sensazione perché non ti devi permettere di contrastarlo. Un narcisista patologico non ama il contrasto da parte della vittima. L'ideale sarebbe una suddita devota, una persona muta in silenzio che si fa andare bene tutto. Ovviamente una persona umana ha bisogno di dire il proprio parere. Vuole un confronto, vuole capire perché ci sono queste incongruenze da parte del narcisista. Lui non risponde. Lui ti dice: vedi, sei sempre la solita. Ma come fai a non capirlo? Insomma, sei davvero pesante. E poi prende e va fuori. E poi prende e sta 2 giorni senza chiamarti. E poi prende e metti il muso. Non andrai mai bene. La sensazione di camminare sulle uova è l'avamposto, cioè il passo prima della dissonanza cognitiva. Sai perché? Perché a un certo punto ti stancherai di parlare con lui, la prenderai persa. Il narcisista patologico adora il contrasto, adora ribaltare le frittate, potrebbe discutere all'infinito, perché tanto lui prende e se ne esce, prende e fa i suoi comodi. Deve sentire, adora sentire il coltello dalla parte del manico. Non glielo permettere. Una persona che ti vuole bene, ti spiega le cose in maniera pacata, cerca di rispondere alle tue domande. Se tu sei incazzata per qualcosa, cerca di capire la motivazione e se può, ovviamente, trova una mediazione. Perdonami il gioco di parole. Un narcisista patologico non vuole una mediazione. O si fa come dice lui, o lui è pronto ad uscire dalla relazione. Così tu piangi, stai male, perché sei drogata emotivamente e gli corri dietro. Tutto qua. Cerca sempre di stare sveglia e capire le tattiche di un narcisista patologico.
vittimismo, quando ti senti arrabbiata, ti inietta senso di colpa. Poi usa delle tattiche, ghosting, gaslighting, trattamento caldo e freddo, muro del silenzio. Non glielo permettere. Ti volevo dire due cose. La prima, se mi vuoi suggerire qualche video che dovrei fare in merito alle relazioni tossiche, qua sotto nei commenti, dimmelo e lo prenderò in considerazione. Seconda cosa, se mi vuoi mandare una mail chiedendomi un parere o un consiglio in merito alla tua relazione, qua sotto nelle note c'è un indirizzo mail, spedisci e appena potrò ti risponderò molto volentieri. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda il motto, l'empatia diverrà la tua magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare negli stati d'animo altrui, nel bene o nel male, sono davvero preziose. Quindi tieni buono questo tuo dono. Tutto qua. Se ti è piaciuto il video, clicca il like e iscriviti al canale. Ciao da Stefano.